La backup con Vittorio Pasteris, il nostro bidello, il capo, capo scout. Un bilancio di questo camp. È andato molto bene, sono molto soddisfatto. Allora, al mattino siamo stati più sulle tematiche ambientali, diciamo, sui conti, sul bilancio legati all'ambiente. Siamo venuti di fuori di tutti i colori, nel senso che siamo partiti un po' dai massimi sistemi, poi abbiamo cercato di affrontare alcuni temi a partire da quello che è anche la cronaca, cioè i casi di Taranto, tutto l'indotto e quello che deriva dalle cose, anche abbiamo parlato anche un po' di politica, ahimè, nel senso che il risultato che ne è venuto fuori è che non ce ne sono molti contenti degli attuali politici. Il pomeriggio è stato più dedicato alla presentazione di qualche libro dei presenti, alcuni interessanti, a me è interessato tantissimo, visto da tutti, anche perché ci abbiamo fatto un milione di domande, quello sui rapporti fra la camorra, televisione e radio locali, che è una cosa non banalmente inquietante. E poi abbiamo parlato un po' di mafie, direi, più che di ecomafie, perché poi in fondo le declinazioni ecologiche delle mafie la vediamo tutti. Avevamo degli esperti, ahimè o per fortuna, di mafia che hanno raccontato un po' la genesi del fenomeno, cose che noi non tutti conoscevamo, e poi ahimè l'applicazione concreta del declinata all'eco e delle mafie la vediamo, ci toccherà seguire, vediamo come va a finire. Grazie Vittorio. Ciao caro. Ciao.